caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi, i giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Ajax e Juventus. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Dunque le scelte degli allenatori. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Dico Blind, Fabio. Un vero e proprio jolly difensivo. Può giocare come mediano, terzino o difensore centrale. È veramente un prodotto del calcio totale olandese ed è anche un giocatore di grande personalità. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. Prova la giocata nello spazio. La butta in mezzo. Attenzione, può tirare! E la palla entra, un gol clamoroso! Da qui anche sfortuna. Può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. Sono riusciti ad andare in gol. È davvero una bella serie di passaggi questa. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. Matuidi, Chiellini, Bonucci, João Cancelo, Bonucci. João Cancelo in avanti, vuol far salire i compagni. Prova la soluzione in fascia. Traversone verso il centro. Ecco Bernardeschi. Si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Schöne prova la verticalizzazione. Cerca una soluzione con la palla lunga. Jan Huntelaar! Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Bonucci. Can. Alexandro.
cerca spazio. Alessandro cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Chiellini spazza via prontamente. Matuidi. Bernardeschi vuole la profondità. Alessandro. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Schöne. Janic cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La butta dentro e nessun attaccante riesce a raccogliere il traversone. E il pallone supera la linea, non può arrivarci. Lancio lungo del portiere. Alessandro era ben posizionato e intercettato il pallone. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Chiellini. Pjanic. João Cancelo. Ecco Cuadrado. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Mette la palla dentro. Cross troppo lungo, occasione sfumata. Alessandro riesce ad allontanare. Matuidi. Alessandro. Bernardeschi. Can di forza. Prova immediatamente in avanti. Si libera la grande. Si libera della palla ed evita complicazioni. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Pjanic. João Cancelo. Cuadrado. Cerca spazio. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. Primo tempo che si conclude dunque qui. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Si riparte per il secondo. La Juventus si trova a dover amministrare un vantaggio di misura. Chiellini. Palla per Huntelaar. Prova il filtrante. Passaggio intercettato. Szczęsny allontana. Schöne. Matuidi riesce ad allontanare. Joel Veltman prova a passare con un pallone profondo. Alessandro. Bernardeschi. Schöne prova a prolungare. Riceve in ottima posizione. Palla tagliata bassa. Can. João Cancelo. Jan Huntelaar. Può andare alla conclusione. Schöne. Oggi sta trovando pochi spazi. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Prova con la palla lunga. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Schöne la gioca a sinistra. Huntelaar, ottimo intervento di copertura. Fallo, calcio di punizione. Poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su.
difesa non si fa cogliere impreparata. Prova la giocata nello spazio. Vuole la profondità. Alessandro. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Palla al centro. La palla viene respinta. E il portiere dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Pjanic la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Pjanic la gioca corta. Cross in mezzo. Spazza il pallone. Schöne. Kahn riconquista la palla. Anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Cerca di allungare il gioco. Ottimo pallone in profondità. Bernardeschi. Arriva Cristiano Ronaldo. Lancio lungo del portiere. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Cerca spazio. Matuidi. Prova la giocata nello spazio. La conclusione. Attenzione. Traversone, basso. Allontana il pallone. Prova il tiro al volo. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare in mister. Schöne. Prova il filtrante. Dunque, rimessa laterale. Vuole la profondità. Bernardeschi, il suo pallone è morbido, ottimo disimpegno, fondamentale. Ziyech, Matuidi con il fallo. Riesce ad allontanare. Gioca con un pallone lungo. Cerca lo spunto. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. L'Ajax decide per una doppia sostituzione. La sua palla recuperata.
vuole il lancio filtrante. Se la cava la difesa, allontana la palla. Schöne ci mette il fisico e conquista il pallone. Chiellini respinge il tentativo dell'avversario. Qualche istante sarà tutto finito. Schöne cerca il passaggio profondo. La difesa fa il suo, allontana la palla. Si libera della palla ed evita complicazioni. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Decidono di giocarla all'indietro. Schöne. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Chiellini. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Oggi i tifosi non sono certo rimasti delusi. Contrasti decisi, giocate di classe. Una partita che valeva tutti i soldi. Valeva tutti i soldi del biglietto. Siamo giunti al termine di questa bella serata di calcio. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani.